Buonasera a tutti, siamo in compagnia degli sposi Matteo e Beatrice. Salutate! Ciao! Ciao. Sposi! Parametri era appunto si creare un evento come ci avete creato poi alla fine, una cosa indimenticabile, piena di colpi di scena, di emozioni. Tutti gli invitati mi stanno dicendo il più bel matrimonio della mia vita, mai assistito a un matrimonio del genere. Volevamo evitare i tempi morti, i soliti complessi che ci sono, le solite band che vengono per animare, che in realtà poi non riescono a tenere su. Fanno solo il suo senza. Invece qua è sempre, trattenere. Sì, è sempre stata un'esclusione di colpi, no? Come si dice? Cioè, sì, di una cosa sotto un'altra. È stata tosta. Li abbiamo conosciuto tramite grazie a matrimonio.com. che ringrazio ancora tutti i giorni della mia vita, e perché veramente la scelta più giusta è stata scegliere voi. Ah. Perché veramente è stato tutto perfetto, e chiaramente per arrivare alla perfezione c'è stato tutto un lavoro, quindi è da tempo che ci stanno dietro, che stiamo dietro a loro. Noi abbiamo avuto Christian presente praticamente sempre, qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, era sempre disposto a venirci incontro, sempre disposto a esaudire ogni piccolo e grande desiderio, insomma. Io aggiungo che gli ho fatto cambiare la traccia ben tre volte, magari ci siamo anche beccati qualche... E l'ultima è stata 3 giorni prima della data, 4 giorni. Ecco. Come effetti speciali abbiamo scelto questo nuovo palco illuminato, che è stato... È come da quel tocco in più. Sì, è come un trampolino di lancio, perciò quando sei sopra fai la differenza, insomma. E poi abbiamo scelto... Le fontane e il ballo sulle nuvole, che cioè senza di quelli non è la stessa cosa, bisogna prenderli per forza. E poi abbiamo preso le bolle, no? Da come è nata questa idea di realizzare un primo ballo così particolare? A me sembra affascinato vedere, cioè vedendo i video di matrimoni in America, e mi è sempre piaciuto, insomma, di stupire le persone in sala, e che magari non si aspettano, perché tanti poi mi hanno detto: ma io non sapevo che ballavi bene. Una sorpresa, insomma. Il contrario, non ero molto attratta da questa cosa qua, perché molto probabilmente ho sempre visto il classico ballo e quindi tra virgolette mi fermavo lì.
Poi piano piano ho cominciato a guardare video, ho cominciato un attimo a documentarmi sulla cosa, e poi avendo appunto al mio fianco un ottimo ballerino ho detto perché no. E quindi è la cosa che mi ha comunque molto molto preso, e alla fine è uscita una cosa spettacolare. Quello che mi ha colpito è stato il primo ballo con lei, che ci siamo commossi tutti e due. Non come un colpo di fulmine, ma come fosse davvero un segno del destino, fra una chiacchiera e l'altra, fra sguardi dolci, ci fu il tanto atteso primo bacio, che diede il via a questa storia meravigliosa. Ogni storia d'amore che arriva all'altare supera dei momenti di difficoltà, e per loro il momento più duro da superare è stato il 2014, quando decisero di andare finalmente a convivere insieme. Era un amore troppo grande per riuscire a rimanere lontano, e così, parlandosi, confrontandosi costantemente e continuamente, entrambi ne uscirono da soli, ancora più forti di quanto già non fossero prima. È stato molto molto forte, e anche il video che ci hanno preparato i testimoni con le foto, e quelli lì sono stati i momenti migliori che ricorderò di più. Protagonisti, beh, quello sicuro, cioè al 100%, sì, proprio, sì, sì, sì. E poi una cosa, l'entrata è stata una bomba, cioè con tutta questa gente che ci aspettava, subito festa, subito, nessuno si aspettava una cosa del genere. Non sento le voci, chiaramente all'inizio sei bello pimpante, non come adesso che e quindi proprio li ho visti super carichi, gente del nord, gente del sud che si abbracciava, che si baciava in una maniera che dici no, quella è stata una cosa che proprio ci ha fatto partire a pompa e ci ha stracaricato proprio. Per quale tipologia di coppie consigliate American Style Wedding, insomma, il nostro servizio? Beh, in realtà non tutte, non è per tutti. Non è per tutti, è per chi vuole sicuramente sentirsi protagonista, per chi vuole sorprendere, per chi vuole emozionare ed emozionarsi, per chi non vuole i momenti morti, per chi, quindi non è chiaramente per tutti. Per chi non vuole esternare le emozioni che ha dentro sicuramente, perché cioè in questo modo escono per forza. Sì, esatto, sei costretto a farle venire fuori in un modo o nell'altro. Siete unici. Perché siete i migliori. Io anche dopo avervi scelto ho cercato, ho detto ma non ho mica trovato nessun altro, giuro. Dopo ho tenuto Mascherini, sei stato il secondo fornitore che abbiamo bloccato. Infatti devo essere sincera, visto la sua bravura col ballo, e lui ci teneva molto all'intrattenimento del matrimonio, a tutto quello che era, insomma, e ci teneva lui a scegliere chi avrebbe voluto, chi avrebbe dovuto poi, e invece io testarda mi sono messa alla ricerca io, ma così, e sono stata colpita dai video, dalle recensioni, tutte ottime, e quindi ho detto a lui, cosa dici, proviamo magari a contattare, proviamo a vedere cosa. Lui molto timoroso all'inizio, molto titubante, molto, per cui lui voleva il top,
e gli ho detto guarda che secondo me loro sono il top. Provare per credere.